A quasi un anno dalla sua commercializzazione, Super Smash Bros. Ultimate continua ad essere uno dei titoli centrali della lineup di Nintendo Switch. Questo merito soprattutto al continuo interesse generato dal supporto post-release spalmato nel corso dei mesi. Il Fighters Pass è stata una bella mossa vincente, soprattutto per come sono stati svelati a poco i 5 lottatori che si sarebbero aggiunti al roster. Centellinando le informazioni e lasciando brancolare nel buio la community, fino ad improvvisi quanto desiderati reveal, Nintendo ha giocato sicuramente bene le sue carte. Dispiace solo che il quarto lottatore, Terry Bogard, che verrà presentato domani con un corposo Sakurai Direct di 45 minuti, sia stato accolto con una discreta freddezza da parte del pubblico. Penso sia doveroso quindi rendere omaggio a uno dei personaggi più iconici dei picchiaduro anni 90, una vera leggenda degli arcade game. Un'era gloriosa, ma ampiamente ignorata dalle giovani leve. Io sono il Poro Michele e in questo video cercherò di rispondere alla domanda che sicuramente vi siete fatti: ma chi è Terry Bogard? Siamo all'inizio degli anni 90 e il mercato videoludico sta vivendo una seconda giovinezza. Se le home console sono territorio di Nintendo e della sua rivale Sega, nelle sale giochi esisteva una sola regina incontrastata, SNK con il suo multivideo system Neo Geo. Installata nella maggior parte dei cabinati che popolavano gli arcade, su questa piattaforma videro la luce dei veri e propri capolavori immortali dell'intrattenimento videoludico in 2D, da Metal Slug a Windjammers, passando per NAM 1975, Super Sidekicks e Magician Lord, la libreria Neo Geo eccelleva in tutti i generi. In particolare, fiore all'occhiello della produzione SNK erano i picchiaduro 2D, rappresentati da numerose serie di successo. Tra queste spicca sicuramente la prima sviluppata da SNK, ovvero Fatal Fury. Nasce così la leggenda del lupo solitario Terry Bogard, che spinto dalla sete di vendetta si iscrive al torneo King of Fighters per battere il suo criminale organizzatore, Geese Howard, l'assassino di suo padre. Grazie ad una pixel art fenomenale e a un'interessante meccanica di gameplay che permetteva di muovere su due piani distinti i lottatori, Fatal Fury riscosse subito un ottimo successo. Tra i tre personaggi selezionabili ci sono Terry Bogard, Andy, suo fratello minore, e il loro amico Joey Gashi. È Terry però il protagonista indiscusso che ruba letteralmente la scena ai suoi comprimari. I designer giapponesi concepirono il personaggio rifacendosi all'immaginario dello street brawler americano tanto in voga in quegli anni, puntando così su un look da macho spaccone sempre pronto a gettarsi nella mischia, un po' bulletto, un po' arrogante, ma senza risultare mai antipatico. Questo primo episodio, Fatal Fury King of Fighters, è un titolo grezzo e acerbo, ma getta le fondamenta per quelle che saranno le basi legate all'immaginario di Terry e di tutta la serie. Il moveset vede la presenza di alcune delle mosse più caratteristiche che accompagneranno il lottatore in tutte le sue incarnazioni. Ad esempio, il Power Wave e il Barn Knuckle sono mostrati anche nel trailer di Smash. E a proposito di citazioni, è Geese Howard il personaggio che tenta di prendere la lettera d'invito ma fallisce cadendo rovinosamente da una torre. Questo è un accenno al finale del primo Fatal Fury, che si concludeva proprio con l'apparente morte di Geese in seguito a una rovinosa caduta. Da questo punto in poi, la serie vedrà tantissimi seguiti, con un cast di personaggi sempre più nutrito e una trama complessa e ricca di intrecci, come è giusto che sia la lore di ogni saga di picchiaduro che si rispetti. Terry rimane il cardine di un universo in continua espansione, tanto da diventare prima uno dei personaggi preferiti dal pubblico e poi la mascotte della stessa SNK. Nell'immaginario collettivo si sedimentano le sue frasi, le sue movenze e anche l'immortale Victory Pose con il lancio del cappellino. Il passo successivo è quello della serie crossover King of Fighters, dove tutte le produzioni SNK confluiscono in un unico picchiaduro. Saranno gli stessi sviluppatori ad ammettere che il primo capitolo, King of Fighters 94, nacque col preciso intento di far lottare tra di loro Terry Bogard con Ryo Sakazaki, protagonista di Art of Fighting. E questo scontro continuerà anche in Super Smash Bros. Ultimate, anche se non sappiamo sotto quale forma. In ogni caso Ryo è lì, che osserva attentamente il suo rivale e compagno di team. Terry diventerà una presenza fissa anche in tutti gli episodi di King of Fighters, in qualità del leader del gruppo Fatal Fury, ma il suo personaggio è ben più sfaccettato di quello che sembri e la sua backstory arricchisce un design già di per sé molto eloquente, fino ad arrivare ad un profondo cambio di look nell'ultimo episodio spin-off di Fatal Fury. In Garou: Mark of the Wolves, Terry ha abbandonato la sua sete di vendetta e ora è diventato padre adottivo e mentore di Rock Howard,
figlio del suo rivale defunto. Anche il suo look ne esce profondamente trasfigurato, tanto negli indumenti quanto nella palette cromatica che contraddistingueva il personaggio, e sono sicuro che sarà uno dei costumi alternativi presenti in Smash. Molto più incerta è l'inclusione di Terry nella versione femminile vista nel recente SNK Heroines Tag Team Frenzy, una becera operazione di fanservice dove tutti i personaggi storici SNK venivano riproposti come donne. Mi lascio immaginare la sobrietà dei design. Terry Bogard è insomma un pezzo di storia che merita la sua rappresentanza in Super Smash Bros. Ultimate. Non stiamo parlando di un clone di Ken né di un generico Brawl Fighter, ma del personaggio che più di tutti ha rappresentato un'era importantissima dell'industria videoludica. E visti gli ottimi risultati di King of Fighters 14, lasciatemi aggiungere che probabilmente è un'epoca che ha ancora molto da dire alle nuove generazioni e merita di essere riscoperta. E una vetrina di esposizione del genere non può che essere una buona notizia per il futuro di Terry, Fatal Fury e SNK. Ci vediamo domani in live per seguire la presentazione insieme a Papà Sakurai. Ciao!